Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justin Apple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come Justin Rosati e oggi voglio presentarvi un gioco telefilm. Da ormai un paio d'anni mi posso considerare un patito di telefilm, ne guardo praticamente a tutte le ore, ma solo da qualche mese mi sono appassionato a programmi televisivi a puntate come Lavori sporchi, Man vs. Food, Affari di famiglia ed in ultimo Airport Security. Perché vi parlo di telefilm e programmi televisivi se questa è una recensione di un gioco per iOS? Semplicemente perché oggi con Airport Scanner diventeremo i protagonisti di Airport Security. Lo scopo del gioco è semplice e molto immediato: riuscire a far partire il volo in orario controllando tutti i passeggeri che vorrebbero imbarcarsi e, se questi presentano in valigia degli oggetti proibiti, fermarli e arrestarli. Passati i primi due livelli di semplice trial, il gioco inizia a complicarsi. In fila, insieme ai normali passeggeri, inizieranno ad arrivare anche passeggeri di prima classe con un portafogli generoso e tanta voglia di saltare qualche minuto di attesa. Sarà nostro compito quindi aiutarli e ricevere una lauta ricompensa per arricchire le nostre tasche e migliorare l'attrezzatura di controllo dell'aeroporto. Una volta abituati anche ai passeggeri frettoloni, inizieranno a sopraggiungere al controllo anche coloro che il volo non lo possono davvero perdere, piloti ed hostess. Sarà nostra premura durante il tran tran dei controlli riuscire a farli salire il prima possibile, anche prima dei passeggeri di prima classe. Come state ben capendo, il clima di semplice controllo dei bagagli si sta notevolmente complicando, ma non vi ho detto l'ultima cosa. I bagagli, oltre a passare sempre più velocemente, inizieranno a contenere oggetti proibiti sempre più numerosi e meno riconoscibili dell'ovvia pistola, rendendo le operazioni di controllo sempre meno intuitive. Tirando le somme, Airport Scanner, anche se un pochino ripetitivo, risulta un gioco gradevole grazie alle sue continue complicazioni. Occhio quindi, non potremo mai abbassare la guardia. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo Justin Apple Pod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Justin Apple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community, e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto Justin Apple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, che anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.